angels look like halos. Sono 20 versioni particolari della Delta, costruite dal pilota di rally Errani. Siamo nel 2006, a 20 anni dall'inizio della collaborazione tra la Delta ed Errani nei rally, e il pilota decide di realizzare assieme al suo staff una nuova livrea per la Delta. Questa è una delle versioni da drift. Un'altra gialla ce l'ha Capirossi, il celebre pilota di motociclismo, e le altre sono utilizzate o dal pilota o da membri del suo team. Alcune auto vanno oltre la loro natura. Da mezzo di trasporto o mezzi da competizione diventano leggende. Soprattutto quando la base di preparazione è una delle macchine più amate, si rischia grosso. Gli appassionati della Delta sono puristi, non tollerano cambiamenti estetici e tecnici, anche quando sono risolutivi. Errani ha corso con la Delta ufficiale ed è uno di quelli che gli appassionati della Lancia Regina hanno applaudito, ma è anche l'uomo che si è preso la grossa responsabilità di reinterpretare una leggenda. La R20 è la sua personale visione e interpretazione ed è mostruosa, muscolosa, è potentissima. La numero 1, quella rossa guidata dal pilota, è bruciata proprio con Errani durante una manifestazione. Questa è la Street Drift nera e mette paura solo a guardarla. Ne esiste anche una che è stata costruita per le forze armate e un'altra gialla, sempre versione Drift, di proprietà di Loris Capirossi. Non importa cosa può dire la gente, gli appassionati, i fanatici, i prudenti o i qualunquisti. Questa è una Delta reinterpretata da uno che la guidava al limite. Tanto non c'è pericolo che una di queste possa entrare nel vostro garage. Di R20 originali ne sono rimaste 19 integre e una bruciata. Non esistono molte informazioni pubbliche sulle R20 esistenti. L'unica cosa certa è che si tratta di una macchina sulla quale solo il costruttore potrebbe dare informazioni più precise. E anche la Street Drift nera sta per tornare in letargo, in un posto che solo il proprietario conosce.